tanti ritornelli. Buongiorno e buona domenica, amici. A tutti, buongiorno, buonasera a tutti, tutti buon d'Italia. E buona musica, insomma. Come stai, Paola? Benissimo. Di domenica? Ieri abbiamo dato dentro, siamo in forma. Siamo sempre pimpanti. Siamo sempre, vero? Pimpanti. Di sera, di giorno, di pomeriggio. Sarà no, forse perché siamo ieri, a Villa Rita, dove ci rifocillano con l'happy hour. Credo che la nostra pimpanteria dipenda molto da questa cosa. Allora, oggi abbiamo un bellissimo menù. Con che cosa inizio? Con Checco dei Giganti. Wow, che cosa? Luciano? Credi. Comunque, andiamo a vedere. Poi con Luciano Nelli, una canzone che puoi fidare di me. Ecco. E poi andiamo a Boss Daddy, che conosciamoli meglio, presenteremo qualcosa dei Miro. E poi Cristiano Chesine, l'Isola di Pitocchiosi, e Cristiano Savino. Io direi di partire subito con Checco. Scusa, Luciano. Perché è una bella novità. Posso usare un po' di humor? Sì. Con che cosa iniziamo oggi? Visto che l'ho già detto 4 volte, non mi si fila nessuno di Striscio. Che cosa? Avete capito il senso del cabaret della Paola? Che cosa? Che cosa? Ma non l'ha capito nessuno. Ma no, io l'ho capito, però ti ho detto anche una persona l'ha capito qua, mi stanno applaudendo. No? Sì, grazie. Checco, scusa. Grazie. Checco dei Giganti, credi. Lo dico anch'io. Vai. Meno male che finisce con la O. Ti dirà che mari e monti mancherà per te. Io ti dico solo che è un'occasione d'oro prenderne. Come ho detto prima, te puoi fidare. Quando dico puoi fidarti di me, una bella canzone che abbiamo scritto insieme io e Gianni Drudi, con un bellissimo videoclip girato nelle isole greche. Le Cicladi. Ed era Puoi fidarti di me. Eccola là, per voi. Per ogni dubbio e ogni certezza non ho mai fatto penitenza. Ho condiviso la sostanza.
a scanso della mia incoscienza. Puoi fidarti di me, di me, di me, ma non barare perché, perché, perché quel che resta nel mio cuore voglio regalarlo a te. Puoi fidarti di me, di me, di me, ad occhi chiusi perché, perché, perché io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con me. Ho chiuso i conti col passato e mi rimetto ancora in gioco, perché l'amore mi ha insegnato e qualche cosa l'ho imparato. I sogni son come le stelle, molto lontani e luminosi, quando li provi sulla pelle ti accorgi che sono noiosi. Puoi fidarti di me, di me, di me, ma non barare perché, perché, perché quel che resta nel mio cuore voglio regalarlo a te. Puoi fidarti di me, di me, di me, ad occhi chiusi perché, perché, perché io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con me. Ma sono pronto a rinnegare quello che ho fatto per volare, tutti gli sforzi e passioni in cambio delle mie illusioni. Puoi fidarti di me, di me, di me, ma non barare perché, perché, perché quel che resta nel mio cuore voglio regalarlo a te. Puoi fidarti di me, di me, di me, ad occhi chiusi perché, perché, perché io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con me, e travolgerti con me. Puoi fidarti di me. Jukebox dediche, vediamo un po' chi ci ha scritto per oggi, Paola. Ci scrivono dal Piemonte. Piemonte. Eh sì, ecco, la Baia Cauda. Ciao Turin, me vado via. Sì, Bruno da Acquiterme. Ah, ricordi? Quante serate al Palladio di Acquiterme, quante serate. Abbiamo fatto anche un ultimo dell'anno, mamma mia, che bellissimo locale. Per Diana. Salve, dedico questo video di Emanuela Bongiorni alla mia amica Diana, che è una sua fan. Per quello che mi riguarda, a me piacete più voi due. Ma di più ancora Paola. Scusa. Però grazie, grazie Bruno. Bruno, grazie di questa manifestazione. È ovvio. No, cerca di farti piacere. Se anche mi chiamavo Lucia, probabilmente gli piacevo, no, di ma più io. Emanuela Bongiorni, è logico che insomma, no? Comunque questa è una carissima amica. A Diana, da parte di Bruno, parlami di Emanuela Bongiorni. E vai. Qualcosa che è più forte ormai di te. Chiediti se ci puoi rinunciare senza farti stare peggio di come stai. L'amore non trema e non devi aver paura neanche tu. Già dentro dei sogni tuoi.
valide scuse, tutte quelle spiegazioni che ti andiamo a conoscere meglio l'artista di oggi. Allora parte la sigla, per tienilo per te, non dirlo a nessuno. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio nel salotto di Ritornelli, i Miro, ben ritrovati. Oggi domandona del secolo. Dimmi. Se tu fossi un piatto, perché so che siamo tutti delle ottime forchette, insomma, a parte Paola, vabbè, no. Questo divano, che piatto saresti? Bucatini e una matriciana. Oh, l'ho mangiato. Vedi, la leggerezza. Un po' di volte a Roma. Fatta persone. Ecco, ti hanno fatto innamorare. La Paola? Ah, i tordelli al ragù della mia mamma sono unici. Ecco, però lei è piatto di casa. E invece tu? Spaghetti allo scoglio. Oh, che bello. Gran scoglio. Bello, ricco. Scoglio. Oggi abbiamo in programma un brano che si chiama Luna, scritto dalla mano di Andrea, che è cantato dalla voce di, e dalla voce di Paola. Che scrivi quando e perché? Cosa ti muove in genere? Viene così, ti metti lì al piano. La notte quando non dormi. Ah, quindi l'insonnio. Ecco, ma c'è qualcosa di autobiografico nei brani, anche se poi magari li regali a qualcun altro, diciamo così? No, in genere no. In genere no. Senti, se ti dovessi riconoscere una dote o un difetto, io vi ho fatto già questa domanda, voglio vedere se mi rispondete allo stesso modo. Una dote o un difetto? Difetto, non so, forse sono troppo timido. Ah, ecco, non ci eravamo accorti. Quello lo siamo un po' timidi. Quindi pregio e difetto. La Paola invece? Io fatti un'autoanalisi, Paola. Diciamo che il pregio mi va bene sempre tutto. Oh. Sono una persona che sta bene con tutti e con tutto. Bene, quindi accetti un po'. E il difetto? Sono un po' puntigliosa. Oh, permaloso o puntigliosa? Tutte e due. Tutte e due. Ti è, ragazzi? Io permalosissimo. Tu permaloso invece una dote ce l'hai? Ma a volte chiacchiero troppo. È una dote. Molto allegro. Molto allegro. Sì, ecco. C'è il nostro PR. È vero. Sì. Allora oggi andiamo. Chiacchiero troppo. Ma vabbè, insomma, ormai il nostro tempo oggi è scaduto, però ci troviamo ancora qua per chiacchierare con i Miro ed oggi ascoltiamo volentieri. Luna. Bella nel cielo,
E arriva la Bella e Brava, gli occhi di ghiaccio del Piemonte, Bella e Brava, sì, con tutta la sua orchestra che ha girato tutta Europa e quindi grande successo, e continua ad averlo. Lei è Lella Blu, che ci fa ascoltare Stringimi. Vai Lella. Cielo sopra ogni nuvola, respingeremo il vento insieme amandoci, ci spingeremo all'eternità. Amami, che dentro il tuo sorriso io so sciogliermi, confesso che non posso farne a meno più, confesso mi hai rapito. Viaggiare oltre me e cantami, riempi i miei silenzi della voce tua. Stringimi, provaci, due corpi in un abbraccio in amore fanno un cuore solo. Stringimi, tienimi e ci spostiamo anche di domenica, andiamo a vedere che cosa succede al povero chissà Cristiano Chesi, che si trova in un'isola, è esattamente l'isola dei Pidocchiosi. E se potessi me ne andrei tanto lontano da scordare tutto e tutti in un'isola deserta. Ma lei chi è? Ancora? Quello della tangenziale. Quello di Milano? Sì. Che ha fatto? Ho trovato una susina. Una susina? Me la dia subito a me. Perché? La voglio io. Perché? Perché ho fame. Anch'io. Che vuol dire anche lei? Ma io ho più fame di lei. Io 8 mesi che sono qua. Non me ne frega, io sono comandato. Da chi? Da Luciano Nelli. Chi è? Come chi è? È il presentatore della trasmissione, no? Luciano Nelli, Paola Belloni. Loro, io sono qui per loro, lei la susina. La voglio io, la susina. No. Che felicità, mi dia la susina. Fa una gara. Una gara? Sì. Di corsa. Di corsa? Di corsa. Chi arriva prima mangia la susina. Sì, io la metto qua. Vai, la gara la vinco io la gara, eh. Allora, ai tre si parte, eh. Chi dice tre? Chi arriva prima mangia la susina. Bene, chi dice tre? Io. Dai, lei dice tre, via. Uno. Susina. Due. Due. Tre. Via! La susina! Potrei pescare sulla spiaggia e poi mangiare, poi dormire, mai nessuno mi potrà svegliare mai. E adesso arriva Cristiano Savino che ci fa ascoltare la canzone che dà il titolo al suo ultimo album. Siamo tutti un po' così. E non è. Vai. Cristiano Savino. Nuova, ecco. È una grande stronzata.
amici. Con questo vi salutiamo, grazie di essere stati anche oggi con noi, di essere stati qui in questa atmosfera, diciamo, festosa, domenicale, festaiola. Noi adesso andiamo a cena all'hotel Villa Rita di Montecatini Terme, dove ci trattano col tappeto rosso, guarda, mica mangi sul tappeto. No, però è molto bello. L'ingresso grazie. Lo facciamo lì. Che facciamo? Ci vediamo domani, che inizierà per voi un'altra straordinaria settimana di ritornelli da Paola Belloni. Da Luciano Nelli. Buona grazie. Musica. Ciao. Ci vediamo domani. Ciao. Quanti ritornelli